Cano e poi di Giacobbe, perché tanti ristoranti non usano ancora, o tanti bar non usano ancora la carta di credito? Io penso che il problema esista, ed è vero, ma tocca le piccole, piccolissime attività che, ahimè, insomma, sono la spina dorsale del nostro paese. E in questo ambito è chiaro che lo strumento elettronico, la carta di credito, aiutano, incentivano a una maggiore spesa. E quindi tutte quelle attività nei centri storici, ristorazione, la usano, e non solo questa, usano sistemi anche innovativi maggiori, il pagamento online, la prenotazione del tavolo. Però non bisogna mai dimenticarci che il cambiamento, l'evoluzione che comunque viene colto, ha bisogno di tempo, ma ci sono chi magari una certa asticella non riesce a saltarla, e quindi il cambiamento di coloro i quali sono radicati a una tradizione, a un sistema, alle piccole spese di un euro, due, quattro, però andare a imporre il posto vuol dire farle chiudere. Però, perché non permettere di pagare con la moneta elettronica non significa farvi perdere anche dei clienti, perché di questo si tratta, no? Dipende. Nel mondo, diciamo, Giacobbe dice no, il rappresentante dei tassisti, poi vedremo. A proposito di taxi, le voglio fare vedere un servizio. Di Salvo, al di là dei costi, che sono al di là delle commissioni, dei costi mensili, pensate che per ogni transazione l'aspetto telefonico, la linea, la rendicontazione, il discorso delle commissioni, cioè non è una componente, sono 8-10 componenti che lei immagini se va nel bar della RAI e va a pagare un caffè con il bancomat. Il caffè, diciamo, è l'esempio paradossale. Ma io glielo dico, io gestisco direttamente, me ne sono venuti 15 nel mio caffè che io gestisco, ristoranti e caffè. Cioè, sono già venuti, io chiaramente, il consumatore che viene dice io non ho contanti, ma con piacere posso andare a bagno, con piacere, ma un altro ragionamento è pensare di andare 30-40 persone alla cassa e pagare con il bancomat, con digitare il PIN, dimenticarselo, non c'è la linea o meno, il caffè lo prende ghiaccio e la trasmissione o si vede. Allora bisogna anche avere il buon senso. Cioè, allora, diciamo, tutto vero, però se c'è la legge bisogna rispettarla. Tra l'altro, tanti bar non permettono di pagare con la moneta, ma non solo i bar. Vediamo Alessandra Rossi.